Per l'importanza dell'evento, per la grande partecipazione internazionale, Expo 2015 ha rappresentato un evento realmente sensibile, potenziale obiettivo di atti dimostrativi e di boicottaggio. Per questo motivo è stato veramente importante pensare a tutti gli strumenti e ai processi per difendere al meglio le persone e le cose. E la rete multiservizio di Cisco qui ha avuto un ruolo veramente importante nell'abilitare servizi quali per esempio la videosorveglianza, il controllo di accesso, i sistemi di intrusione, i sistemi antincendio, antifumo, proteggendo al meglio il sito espositivo. Dall'altro lato però, pensando proprio al fatto che questa Smart City di Expo è stata abilitata con tutta una serie di servizi appoggiati sulla rete IP e abilitati da tutta una serie di applicazioni, è stato importante difendere il sito espositivo in particolar modo dagli attacchi informatici. Consideriamo che il successo di un potenziale attacco avrebbe potuto veramente mettere in discussione la vita stessa dell'esposizione universale, impedendo per esempio l'apertura dei tornelli, il mancato funzionamento dei sistemi di videosorveglianza e mettendo in discussione magari la buona qualità delle attrazioni multimediali all'interno dei padiglioni dei paesi partecipanti. Per questo motivo Cisco ha progettato la rete IP multiservizio per Expo 2015 mettendo la sicurezza sempre in primo piano. L'Internet delle cose in questo caso è stato usato per raccogliere e monitorare quello che succede all'interno del sito attraverso telecamere, attraverso sensori, raccogliere tutte queste informazioni e portarle a un centro comando e controllo che di fatto è il nostro cervello che ha controllato tutta la Smart City di Expo, dove queste informazioni vengono raccolte, elaborate e vengono prese decisioni in base a quelle che sono le informazioni sul sito. Tutte le funzionalità tradizionali di Policy Security sono state garantite dall'installazione e la predisposizione di sistemi firewalling Cisco Adaptive Security Appliance, a difesa dell'intero sito espositivo, di tutte le connettività esterne, a difesa dei padiglioni, a difesa di ogni servizio applicativo che fa vivere la città di Expo. Ma al fine di implementare un'architettura di sicurezza di nuova generazione, abbiamo completato le funzionalità di security tradizionali con tutta una serie di nodi dedicati all'analisi in tempo reale del traffico per rilevare e bloccare qualsiasi tentativo di attacco e per rilevare file malevoli come malware. Stiamo parlando della predisposizione di tutta una serie di sistemi avanzati Cisco SourceFire di anti-malware protection, application visibility e control, lo URL filtering, e la rete ha avuto un ruolo fondamentale nella correlazione di tutti gli eventi all'interno della centrale di comando e controllo di Expo. L'accesso sicuro alla rete wireless e a quella cablata di Expo è stato poi permesso grazie all'utilizzo di sistemi avanzati di autenticazione, quale per esempio il Cisco Identity Service Engine, che ha permesso di bloccare qualsiasi accesso non autorizzato alla rete e al tempo stesso ha garantito una flessibilità eccezionale nelle attività di gestione della rete stessa. Per darvi un'idea del grado di sicurezza con cui abbiamo protetto la rete di Expo 2015, considerate per esempio che nell'arco di 6 mesi dell'evento abbiamo bloccato più di 500.000 di tentativi di accesso alla rete, più di 10.000 tentativi di presa di controllo delle applicazioni e degli apparati di rete. Questo con la totale tranquillità dell'organizzatore e con la piena felicità dei paesi partecipanti, quindi con una grande soddisfazione nel saper di aver contribuito al successo di Expo, in una modalità veramente avanzata che ha rappresentato un modello non solo per le prossime Smart City, ma per qualsiasi realtà pubblica e privata.